tutti, bentornati qui sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video e oggi parleremo ancora una volta di smartwatch e lo faremo con un orologio ormai conosciuto, stra-recensito, ma che io sul mio canale non avevo ancora portato fino ad oggi. Parliamo di lui, di Hello Watch 3 Plus. In questa recensione vedremo pregi, difetti, cose belle, cose meno belle, soprattutto le novità per quanto riguarda questo orologio rispetto alla precedente versione, cioè l'Hello 3 classico. Vedremo cosa è cambiato, che cosa non è cambiato e quanto è veramente bello questo smartwatch da portare al polso e da indossare. Ma prima di tutto, sigla! Ed eccolo qua, in confezione, come vedete, molto semplice, informazioni proprio basiche, colore del cinturino arancione, e qua ci dice case metallico, e sprechiamo appunto l'apertura della nostra confezione. Ecco, vi dico, avevo quasi voglia di non fare questo video, ecco, perché mi ero detto fra me e me, ormai questo orologio lo conoscono tutti, quindi mi chiedo ma che cosa lo recensisco a fare, però poi mi sono detto ma facciamolo, d'altronde è uno smartwatch al quale tenevo anch'io, non soltanto di possedere ma di recensire, e vorrei sfruttare tra virgolette questo vantaggio che ho proprio nell'essere arrivato per ultimo, così da poter beneficiare di quelli che sono tutti gli aggiornamenti quanto riguarda il nostro Hello Watch 3 Plus, tutte quelle che sono le nuove watch face e tutte le caratteristiche di questo bellissimo smartwatch Apple style. Allora, abbiamo qua il nostro cinturino rosso, e io qua cosa ho detto? Arancione, no? È rosso, ok. Prima stecca della giornata. Ormai la confezione è conosciuta, straconosciuta, come dicevo, è il solito manuale che dice tutto e dice niente, perché noi ovviamente questi manuali sostanzialmente non è che li guardiamo più di tanto. Abbiamo qua il manuale in cinese e inglese. Abbiamo un po' di cinese e un po' di inglese, comunque non ha importanza perché in ogni caso sono dettagli che ormai non nessuno guarda più di tanto. Il nostro consueto cavo di ricarica wireless, quindi con la nostra piastra in stile Apple Watch, USB tipo A, ed eccolo qua il nostro smartwatch. Facciamo che chiudere la nostra confezione, rimettiamo dentro questi, nel caso ci servissero poi li prenderemo in seguito. Rimuoviamo la plastichina protettiva e rimuoviamo anche la plastichina che dovrebbe esserci qua dietro, che copre i sensori biometrici. Ecco qua. Allora, io direi la confezione magari lasciamola qua perché ci fa un pochettino compagnia, ecco. E facciamo che applicare il cinturino al nostro smartwatch. Dovrebbe esserci qua una pellicola preapplicata, ma io la tolgo anche questa perché non mi piacciono queste pellicole opache che poi alla fine non servono a niente, nemmeno queste. Applichiamo il cinturino ed eccolo qua il nostro cinturino applicato allo smartwatch. Inconfondibile l'aspetto di questo Hello Watch 3 Plus con la nostra ghiera rotante che fa anche da pulsante superiore, pulsante inferiore e pulsante arancione, e tra l'altro è un pulsante programmabile, ci può tornare utile per quanto riguarda le attività sportive. Speaker di sistema, dovremmo avere qua il microfono, abbiamo detto i sensori biometrici, e a questo punto non ci resta che accendere il nostro Hello Watch 3 Plus. Ovviamente teniamo qua lo smartphone a disposizione perché poi faremo la configurazione con l'app Qi Fit Pro che io avevo già installato, quindi saltiamo un po' di cose perché dal momento che questo orologio ormai è già conosciuto e straconosciuto non ho voglia ora di stare a fare di nuovo tutto l'elenco di quelle che sono le funzioni, le varie applicazioni una per una. Allora, cominciamo con la lingua, mettiamo l'italiano. Per quanto concerne l'orario, ecco, io direi di provare a fare una cosa. La regolazione dell'ora la faremo in automatico una volta collegato via Bluetooth. Allora, io farei che abbassare la luminosità perché altrimenti qua rischiamo di avere una visione del display troppo sparata, troppo esagerata. Queste impostazioni le guarderemo in seguito, adesso concentriamoci su quelle che sono le caratteristiche principali del nostro Hello Watch 3 Plus. Allora, intanto io farei che attivare il Bluetooth e la geolocalizzazione e andiamo ad aprire la nostra app Qi Fit Pro, così faremo in modo di andare a cercare il nostro smartwatch.
Eccolo qui, poi abbiamo il nostro Hello Watch 3 Plus. Vediamo se riusciamo a fare l'associazione tra orologio e telefono. E andiamo a cercare il nostro Hello Watch 3. Eccolo qua. Mi sembra che la connessione sia stata effettuata con successo. Ti chiede di associare l'orologio con il telefono. Eseguiamo l'associazione. Ok, bene. Consentiamo le notifiche. E come potete notare, dovremmo avere qua un aggiornamento del firmware. Adesso lui praticamente ci dice che il nostro Hello Watch 3 Plus all'atto dell'accensione ci risulta avere la firmware 4.00.26. A questo punto noi procediamo a effettuare l'upgrade, ok? Bene, qui l'aggiornamento è stato completato. Adesso andiamo a vedere un po' che cosa succede qua sul nostro Hello Watch 3 Plus. Espletato l'aggiornamento del firmware, possiamo constatare che abbiamo a bordo nel nostro Hello Watch 3 Plus la 4.10.40. A questo punto facciamo che controllare quelli che sono i permessi. E questa è la nostra Cui Fit Pro. Qualcuno dirà: ma che differenza c'è fra la Cui Fit Pro e la vecchia Cui Fit normale? Beh, credo che la Cui Fit Pro dovrebbe avere qualche funzioncina in più e dovrebbe essere più adatta proprio per l'utilizzo con Hello Watch 3 Plus. Qui abbiamo l'esempio per quanto riguarda i rilevamenti biometrici: frequenza cardiaca, sonno, registro attività, ossigenazione del sangue, ma vediamo se c'è qualche altra regolazione che possiamo aggiungere. Quindi abbiamo il GPS attivo, cosa che nella Cui Fit normale non c'era, e il ciclo mestruale. Un suggerimento che vorrei dare a chiunque voglia utilizzare questi smartwatch anche per quanto riguarda i tracciamenti biometrici e le attività sportive è che sarebbe meglio compilare correttamente inserendo i propri dati personali. Quindi io inserirò correttamente i miei dati, i miei 200 kg di peso, posso anche farli conoscere, e lasciamo il tutto così. Salviamo, quindi questo è a posto. E per quanto riguarda la nostra app, direi che possiamo anche andare a controllare tutto il resto per quanto riguarda le notifiche, tutto quello che arriverà dal telefono all'orologio. Qui possiamo inserire i nostri contatti telefonici. Vi ricordo che esattamente come su Hello Watch 3 normale possiamo caricare 500 contatti, quindi Hello Watch 3 Plus rispetto a tutti gli altri smartwatch che io finora ho recensito si rivela sotto questo aspetto uno dei migliori, se non il migliore, per quanto riguarda la gestione della rubrica telefonica e l'utilizzo dell'orologio come telefono. Lasciamo da parte un attimino la nostra app e concentriamoci sul nostro Hello Watch 3 Plus. Dunque, abbiamo fatto il nostro aggiornamento, ok? Quindi il nostro Hello Watch 3 Plus è a posto. Diamo subito un'occhiata alle nostre watch face. E questa è una delle prime, è una di quelle che a me piacciono meno, però tutto sommato, se consideriamo la possibilità di poter, vedete, variare un po' la tonalità cromatica, sotto questo aspetto ci può anche stare. Anche qui abbiamo le nostre consuete funzioni come sempre, da su a giù per la ricezione delle notifiche. Nella parte sotto, vedete, è cambiato perché qui abbiamo un gestore app molto simile a Apple Watch Ultra. Io posso anche togliere, posso anche alleggerire e tenere soltanto queste due, oppure posso andare a scegliere che cosa poter caricare qua sul gestore delle app. Differenza rispetto all'Hello 3 classico è questo, che abbiamo sul pulsante superiore il gestore delle app del nostro smartwatch, la ghiera rotante quando gira vibra anche, e qui in fondo possiamo cambiare la modalità di visualizzazione. Adesso io qua ho messo il classico stile Apple Watch, oppure posso rimettere questo, e che secondo me è quello più bello, a me piace di più perché
è più pratico, anche se comunque da un punto di vista estetico, per quanto riguarda l'idea di avere al posto un Apple Watch, questo sicuramente è la più iconica, ecco. Ma abbiate pazienza, ma io preferisco questa qua. Nell'Apple Watch 3 normale il control center lo avevamo prima sotto, mentre invece adesso il control center lo possiamo attivare premendo questo pulsante, vedete? E abbiamo qua il Bluetooth, ecco, qui possiamo scegliere la visualizzazione a griglia oppure quella a elenco, è la mia preferita. Abbiamo qua la batteria, possiamo anche attivare la modalità di risparmio, vedete? Si attiva una sorta di always on. Qui la luminosità, sollevamento con il polso. Qui abbiamo l'always on. Proviamo a vedere il nostro always on. Quello qui, in formato puntatore, quindi dovrebbe essere come orologio analogico. Eccolo qua. Non è male, è bellino anche questo. Sì, per carità, bello. Tempo di accensione del display. E qua abbiamo la luminosità notturna. Io direi di poter aggiungere, ecco, guardate, adesso io aggiungo tutte quelle che sono i widget del control center. Io volevo adesso andare qua nei settaggi del nostro Apple Watch 3, vi faccio vedere, ecco, quelle che sono le informazioni. Qualcuno si lamentava per quanto riguarda il fatto che dall'app, vi faccio vedere, non venivano correttamente passati alcuni dati. Adesso io riprovo a fare questa operazione. Vedete, qui per qualche strano motivo questi dati non sono stati caricati e non lo so, non mi chiedete il perché perché non saprei che cosa dire. Proviamo a rifare questa operazione, vediamo che cosa succede. Perché poi io so che mi farete domande, mi direte: ma come mai? Che cosa succede? Io ve lo faccio vedere io stesso che questo problema sussiste. Dunque, vedete, io qua ho caricato questi dati, va bene? Salvare. E come potete notare, per qualche motivo io ancora non so come mai. E torniamo qua sulle impostazioni, sui settaggi. Le informazioni di sistema abbiamo quindi il firmware aggiornato da 4.10.40, la memoria di 4 giga, vedete, sostanzialmente è quasi libera. Pulsante di azione, che sarebbe poi questo qua, io posso scegliere una di queste app di sistema dell'orologio da poter utilizzare col pulsante arancione, ma adesso lasciamo così com'è. Suono e tocco, alziamo il volume dell'orologio, modalità silenziosa no, controllo del suono lasciamo così, vibrazione lasciamo forte e vi ricordo che questo orologio ha la sveglia che suona, ok? Informazione sulla batteria, sta andando un po' giù perché io non l'ho ancora caricato, quindi diciamo che sotto questi aspetti abbiamo molte cose simili all'Elo 3 tradizionale. Per quanto concerne poi tutte le varie app del nostro orologio, io adesso qua non sto a perderci più di tanto, queste qua sono le attività sportive, ce n'è a bizzeffe, passi, frequenza cardiaca, ossigenazione, poi magari faremo il test biometrico, lo faremo tranquilli, lettore ebook, va bene, poi abbiamo la bussola. Abbiamo poi sonno, meteo, il nostro calendario, il gestore musicale, l'app musicale, poi album di foto, registratore di suoni. Ah, Io sto facendo il test con Apple Watch 3 Plus, vediamo ok. un po' come si sente. Ricordiamoci che il microfono è qui, l'altoparlante, questo Perfetto, eh. bellissimo è qua, l'altoparlante qua. Posizione, questo è il GPS, adesso ovviamente il GPS è attivato, vedete mi dà posizione, quindi questo funziona perfettamente. Tastierino numerico, poi faremo la prova della telefonata, un attimino, ci arriviamo. Registro delle chiamate, non c'è niente. Contatti, adesso non ho caricato contatti. Fotocamera, la fotocamera. Questa è la classica fotocamerina Ina Ina dell'app QuiFit Pro. Poi
Ecco, soltanto per dare un'occhiata veloce, io vedete, non sto lì adesso a perdere tempo. Abbiamo l'assistente vocale. Allora, poi consapevolezza, questo respirazione, va bene, sono traduzioni. Abbiamo qua la sveglia, il timer, quindi il ciclo mestruale, la calcolatrice, il cronometro, va bene, sollevamento con il polso, trova telefono. Ah, sì, scusate, non trova il telefono, ma non perché non trova il telefono, ma perché io ho messo le suonerie al minimo. Ecco, riproviamo, guardate. Ok, mea culpa, tranquilli, mea culpa. Fuso orario, vediamo un po'. Dunque, ancora, abbiamo ancora lo stesso problema, vedete, mi dà Pechino. Con l'orario diciamo locale e vediamo un po' adesso vediamo un po' se c'è anche Roma, guardate, vedete, è uno di quegli errori di sistema che non è mai stato corretto e non so se e quando sarà corretto. E poi le nostre impostazioni, ok, questo è alquanto. Fondamentalmente il nostro Hello Watch 3 Plus sì, è sicuramente più aggiornato di Hello Watch 3 vecchia edizione. Però è vero che presenta ancora alcuni problemi in comune con Hello Watch 3. Allora a questo punto non ci resta che soffermarci su quelle che sono le nostre watch face e questa di default si avvia quando noi accendiamo l'orologio. Vediamo che cosa ci offre questa. Abbiamo questa come quella che avevamo sull'Hello Watch 3 normale. Abbiamo qua Snoopy e abbiamo qua un classico, questo per esempio la troviamo anche sull'S9 Watch Ultra addirittura. Sì, in effetti è proprio lei. Un po' più bella perché vedete qui abbiamo anche l'orario, ecco, quindi ha un po' più senso. E poi abbiamo questa, ecco, questa qua è già un po' più Apple Watch vero e proprio. E poi abbiamo questa qua, vedete, si possono cambiare un po' i colori della schermata e questa è quella personalizzabile. Facciamo che tornare sulla nostra app e andare a darci un'occhiata a quella che è la Santa Barbara di Hello Watch 3 per quanto concerne tutte le gran belle watch face che perlomeno dovremmo aspettarci di possedere, di poter caricare sul nostro orologio. Naturalmente se ne possono caricare un certo numero. Io vi faccio vedere quelli che sono i quadranti, perlomeno quelli i migliori consigliati e quelli che sono gli ultimi, quelli più recenti. E devo dire che per quanto concerne questo nostro carissimo e simpatico Hello Watch 3 Plus, bisogna dire che abbiamo delle watch face piuttosto belle. Adesso io voglio provare a caricarne qualcuna e fare che togliere tutti questi. Ecco, vedete, praticamente ne rimane uno di default. E adesso proviamo a caricare questa watch face. Eccola qui, bella caricata, non male. Una bella watch face, adesso qua c'è qualche notifica, vedete, in arrivo e facciamo che provarne qualcun'altra. Io voglio soltanto vedere cosa, almeno dal mio punto di vista, quelle che mi possono piacermi rispetto a altre. Eccola qui, questa è la watch face supercar. Direi che è molto bella, davvero molto bella. E proviamo questa, eccola qui, caricata. Vedete, anche qui abbiamo la bussola, possiamo accedere ad alcuni parametri. E questa è una watch face che si può editare. Vediamo un po' che cosa possiamo modificare. Vedete, qua possiamo modificare, per esempio, l'orario, i caratteri dell'orario, molto interessante. Anche i colori, vedete, possiamo modificare i colori. Guardate, vedete come cambiano i colori? E questa è la nostra watch face modificata. Ma io direi di provare ancora qualche altra app. Vediamo un po' fra queste. Questo è un altro dei classici che già avevamo anche su Hello 3 normale. Eccola qui. Ecco qui un'altra app che si può modificare.
Vediamo un po' che cosa ci è permesso di fare. Ecco qua, possiamo avere il contasecondi, cambiamo il colore, cambiamo anche il colore di queste, vedete questa sotto, ecco, interessante anche questa. Questa è una watch face molto particolare, vi faccio vedere, guardate bene il display, guardate, questa è una watch face che cambia colore, questa è una, è un camaleonte, ecco, molto originale, molto bella. Ovviamente io posso avere accesso a svariate app, ecco, guardate, non male, davvero non male. Direi che sotto questo aspetto abbiamo su Hello Watch 3 Plus qualcosa di ben fatto. Guarda, qui possiamo anche cambiare anche un po' lo sfondo, qui possiamo cambiare anche, vedete, l'orario, qui possiamo cambiare anche i colori della nostra watch face. Allora, molto bella questa, vedete, cambiamo anche i colori, bello, davvero bello. Allora, non ci resta che fare la nostra telefonata, il nostro test telefonico, come al solito al nostro call center di Very Mobile. Ecco qui. Pronti? Ciao Alessandro. Buongiorno, come va? Bene, in questo momento tu sei a tua insaputa capitato nella registrazione della recensione di Hello Watch 3 Plus. In questo momento la tua chiamata la sto facendo qui con lo smartwatch in mano. Ah, è il destino, quando il destino, nulla di preparato, eh. No, infatti non io, siccome in questo preciso momento, Ale, io stavo facendo il test della chiamata, no? Io come al solito quando faccio la recensione faccio anche il test della chiamata, e proprio mentre che io stavo facendo la chiamata cavia al 19:29 mi telefoni tu, quindi sei proprio capitato a fagiolo, perfetto, proprio Ciccio. Sì, esatto. Ciccio, come si dice pure a Roma. Esatto. Comunque niente, allora ragazzi, come potete notare il nostro Hello Watch 3 Plus si sente benissimo in chiamata, l'interlocutore mi sente bene, giusto? Mi senti bene, Ale? Benissimo. Il volume c'è, lo posso anche abbassare, posso anche mettere il microfono in muto se voglio, ecco, o anche questo, passare al telefono, passare... Mi senti? Benissimo, okay. Sì. No, proprio direi che è perfetto, perché io piuttosto che fare la solita chiamata Oca al call center, sei capitato tu, quindi... più genuino, più sincero, più schietto di così si muore, no? Cioè, proprio... No, ma mi viene da ridere, perché proprio non è stata cercata, nemmeno ti sei... No, infatti... Mi viene mandato un messaggio... Infatti, proprio... questi sono i misteri della vita, va a sapere, e comunque... Va bene, ci sentiamo dopo. Sì, ciao. Ok, ciao Ale, ciao. Direi che non ci resta che fare i nostri consueti test biometrici. Direi che possiamo andare su questo widget per fare la nostra misurazione del battito cardiaco. Ok, lui ha fatto la sua misurazione. Facciamo che fare il nostro test del saturimetro. Ecco qua. Ok, io direi che anche questo è a posto. Io direi che anche sotto questo aspetto il nostro smartwatch è ok. Io posso anche rifare il test così per vedere se sbaglio o meno. Ok. Bene, tra l'altro io ho voluto stringere abbastanza sul polso in modo che i sensori biometrici aderivano bene alla pelle in modo da poter dare la migliore misurazione possibile. Ok, anche qui direi che siamo a posto. Bene, siamo arrivati così alle conclusioni per quanto concerne questa recensione di questo Hello Watch 3 Plus.
non vi avevo ancora fatto vedere questa che cos'è, è una watch face personalizzata che io ho voluto crearmi. Che cosa ho fatto? Sono andato sempre nella QuickFit Pro, nell'area dedicata a quelle che sono le watch face personalizzate, ho caricato questo sfondo, proprio uno sfondo stile Apple Watch, ho inserito l'orologio e la data proprio qui sopra e così il nostro Hello Watch 3 Plus, così ben personalizzato, tra l'altro di questo tipo di watch face se ne possono trovare a bizzeffe facendo ricerca su Google, ma avrei potuto personalizzare anche in altri modi, ma questo mi piaceva perché proprio come finale è veramente perfetto. Comunque niente, questo Hello Watch 3 Plus fondamentalmente ha abbastanza soddisfatto le mie aspettative. Abbiamo visto proprio che tutto sommato l'orologio si comporta bene, il degno successore dell'Hello Watch 3 come display, un bellissimo display AMOLED, funziona in tutto e per tutto. Non abbiamo ancora fatto il test della passeggiata che faremo poi appena possibile. Ottimo per quanto riguarda le misurazioni biometriche di battito cardiaco e ossigenazione del sangue. Non abbiamo la misurazione della pressione arteriosa perché ovviamente credo che non abbia alcun senso su questo tipo di device e quindi va bene così. Ci sono comunque alcune cose da mettere a posto, ve le ho fatte notare per quanto riguarda il trasferimento dei dati, quelli che sono i dati personali. Avete visto che anche l'orologio internazionale, come nel vecchio Hello Watch 3, ancora non è stato messo a posto. Per il resto direi che l'orologio funziona bene, tutto ok. Ho messo questo cinturino, ma avrei potuto anche metterne un altro. Il suono è perfetto, si sente benissimo. Abbiamo fatto anche il test della telefonata e è successo proprio l'incredibile che Alessandro mi ha chiamato proprio nel mentre io dovevo fare il test della telefonata. Comunque funziona benissimo anche questo. E quindi non mi resta che concludere il video ringraziandovi per l'attenzione, spero il video vi sia piaciuto. Ah, altra cosa prima che me lo scordo perché sicuramente me lo chiederete, ma come va il Bluetooth, ma come va questo, ma come va quello? Allora, la connessione Bluetooth direi che è stabile, quindi non ci sono state disconnessioni inutili, la telefonata è stata gestita correttamente, quindi l'orologio e il telefono erano perfettamente collegati. Per quanto riguarda anche i test biometrici, avete visto, funziona tutto perfettamente. È un orologio non Android, ok? Quindi per funzionare con il telefono è necessario qui installare la QuickFit Pro, quindi non è un orologio dove si inserisce la SIM, non è un orologio con il Play Store, ok? Quindi il classico orologio in stile Apple Watch con un sistema operativo che si ispira a Apple Watch Ultra 2. Benissimo, grazie ancora, spero il video vi sia piaciuto, mi raccomando, like, manetta, iscrizione, attivate la campanellina, sostenete questo canale perché ci saranno sempre novità future e ci diamo appuntamento ai prossimi video. Ciao ciao!